studentessa dell'Università di Reggio Emilia, rappresentante dell'associazione Unilife, Daniela Pardello, giornalista. Okay. Ciao a tutti, io sono Daniela e come detto lui sono una studentessa dell'Unimore, ma rappresento anche, ricopro la carica di vicepresidente dell'associazione Unilife e io vorrei raccontare chi siamo fondamentalmente. Siamo un'associazione studentesca e vorrei raccontare come secondo noi facciamo innovazione, perché secondo noi siamo convinti che cambiamo le cose nel nostro piccolo, come innovazione, e portiamo gli studenti a vedere la vita universitaria sotto una nuova luce. Noi infatti possiamo dire che facciamo innovazione sotto due punti di vista, perché fondamentalmente eroghiamo un servizio agli studenti. Eroghiamo un servizio agli studenti sia in quanto studenti universitari, ma anche come singoli. Sotto il primo aspetto, noi portiamo loro un servizio in quanto organizziamo eventi culturali, ma anche eventi sportivi, creiamo insomma delle occasioni di incontro per gli studenti, in modo che soprattutto anche fuori sede, perché possano conoscersi, integrarsi anche non solo nella vita universitaria, ma anche nella vita cittadina, perché siamo convinti che questo sia un modo per poter far sì che loro conoscano il territorio, un territorio che ha molto da offrire loro, ma anche loro hanno molto da offrire a questo territorio. Infatti noi come associazione siamo anche molto connessi ad altre associazioni, anche nell'ambito del forum Troviamoci, e portiamo avanti anche molti progetti insieme a loro. Poi dal punto di vista dello studente come singolo, noi diamo la possibilità agli studenti di entrare a far parte della nostra associazione. E dico che innoviamo perché in Italia ancora l'idea di associazionismo è del tutto radicata, in altri paesi addirittura è obbligatoria l'iscrizione ad un'associazione universitaria quando si iscrive ad un'università. E noi pensiamo che entrare a far parte di un'associazione significa anche entrare a far parte di una famiglia, per questo noi pubblicizziamo appunto l'entrare a far parte di un'associazione di studenti, perché pensiamo che possa dar loro un'opportunità. Tipo oggi noi al tavolo della scuola parlavamo e si parlava anche di quali sono le conoscenze ma anche le capacità che vengono chieste agli studenti nel mondo del lavoro quando escono all'università e vanno a cercare lavoro, e si diceva che era importante anche la partecipazione, sentirsi parte di un qualcosa e quindi anche condividere quelli che sono gli obiettivi. E noi pensiamo che facendo parte di un'associazione studentesca tu puoi capire e avere un'idea di partecipazione e quindi anche sentirti parte di qualcosa, condividere quelli che sono degli obiettivi, ma anche sviluppare la possibilità di sviluppare tante di quelle capacità in modo trasversale, non solo in maniera verticale come insegna l'università, ma in maniera multidisciplinare, diciamo. E ad esempio noi abbiamo molti collaboratori che si occupano di organizzare i vari eventi che organizziamo, e chi si occupa della grafica, chi si occupa della gestione, dei rapporti con i nostri collaboratori esterni, e quindi insomma è una cosa che può aiutare a formare sia appunto la formazione sia professionale ma anche personale dello studente. Grazie Daniela. Grazie a voi.